Donato Lanati, enologo fondatore di Enosis Meraviglia, questa sera all'ONAV di la sezione di Torino per parlare dei vini in anfora. Abbiamo appena finito la degustazione, che cosa ha tratto da questa serata e che cosa ha provato nel parlare di un argomento che le sta particolarmente a cuore? Beh, questa sera ho visto durante la degustazione di questi vini particolari una grande curiosità, ma soprattutto delle persone emozionate ad assaggiare dei vini, ma soprattutto ad ascoltare la storia, le radici della nostra enologia e capire che dentro un vino non c'è soltanto un gusto, un profumo, ma una qualità etica fondata sulla tradizione, sulla storia di altri popoli molto diversi da noi, che comunque amano un prodotto che amiamo anche noi, che fa parte della nostra società contadina, della nostra tradizione, che è il vino. Abbiamo con noi il dottor Pier Stefano Berta. Questa sera alla sezione di Torino ha portato veramente una chicca, un vino che mai è stato assaggiato e la prima volta l'ha fatto per noi. Volevamo sapere da lui qual è questo progetto e che cosa significa questo progetto per lui. È un progetto triennale che è fatto sotto gli auspici e grazie al contributo dell'antica cantina di Canelli, la cantina sociale storica delle colline del Moscato, e con la cantina di Canelli e con l'aiuto degli enologi della cantina abbiamo iniziato a partire da quest'anno un processo che ci porterà indietro nel tempo, indietro di secoli e secoli, di migliaia di anni, alla riscoperta e alla riproduzione dei vini così come li facevano gli antichi greci e gli antichi romani. Abbiamo con noi il sindaco di Barbaresco. Barbaresco è un bellissimo vino del nostro territorio. Questa sera ce l'abbiamo alla presentazione dei vini georgiani. Che cosa ne pensa? Beh, è una bella esperienza. Noi non abbiamo anfore, quindi questo tipo di vino non lo facciamo, però devo dire che sono stato piacevolmente entusiasta di partecipare a questa serata, perché è un'esperienza nuova, vini nuovi, buonissimi, e quindi è stata una buona cosa.